Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV. Quest'oggi stiamo qui con il Ce l'ho mi manca della raccolta FIFA 365 2024, quella delle sticker, quella delle figurine, ragazzi, e non quella delle card. Qui ci ha detto benissimo, abbiamo trovato alcune cose spettacolari sulla Adrenal XL. FIFA 365 2024, vi invito ad andare a vedere i video, andate a cercare sul mio canale la playlist e vedrete un sacco di cose. Poi ci sono le altre playlist di FIFA 365, di Adrenal, di Anteprima Calciatori 2023-2024, che sono un sacco di playlist da potervi vedere se siete nuovi del canale, con tanti spacchettamenti. E se siete nuovi del canale, ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e lasciate un bel like. Se vi fa piacere, ragazzi, condividete anche il video. Detto questo, inizieremo adesso questo Ce l'ho mi manca. Vi invito anche a cliccare sul link qui sotto di Amazon, visto che abbiamo l'affiliazione con Amazon, per i vostri acquisti di card e figurine. Ci sono alcuni prodotti consigliati. Se voi acquistate da questi link, aiutate il canale, a voi non vi costa un centesimo in più e vi arriva il materiale il giorno dopo, soprattutto se avete Prime. Allora, iniziamo con la prima figurina da attaccare. Allora, intanto abbiamo il My Gold Team, dove abbiamo trovato Yamal Musiala. Ok, io adesso non so se attaccarlo, voglio aspettare a trovare le altre. Musiala è la prima figurina che trovo di questa tipologia. Come vedete, lo mette fra gli attaccanti. Quindi ho tre possibilità da mettere tre attaccanti titolari e poi tutte le altre attaccare dietro come voglio. Quindi, ragazzi, questa figurina qui aspetto un pochettino prima di attaccarla, perché voglio avere il team completo prima di poterla attaccare. Ok, penso sia pure difficile trovare queste figurine. Questa è la prima che trovo di questo My Team. E intanto andiamo al River Plate con la figurina numero 9 che ci manca e che andiamo ad attaccare sul nostro album. Ecco qua. Poi abbiamo la figurina numero 26 dello Yank. Questa è la prima figurina che andiamo ad attaccare per quanto riguarda questo club. Poi andiamo all'Arsenal. Quindi saltiamo il Palmeiras, dove non c'è nessuna figurina attaccata. Andiamo all'Arsenal, dove abbiamo il numero 64. E poi andiamo a Liverpool con la numero 83, che sono Nunez e Salah. Poi andiamo al Manchester City con la figurina numero 88, con Akanji. Poi andiamo la numero 91 con Bernardo Silva, Rodri e Kovacic, il centrocampo praticamente del Manchester City, no, United. Poi dopo c'è anche lo United, di cui abbiamo trovato alcune figurine e che andremo ad attaccare. Andiamo alla pagina dello United e abbiamo la 109, che è lo stemma che va qui in alto, e solo questa abbiamo trovato lo United. Non so perché ero convinto di averne trovata almeno due, e invece no, sbagliavo, abbiamo trovato soltanto questa qui. Andiamo all'Ajax, dove abbiamo la 116, club, la figurina del club, dove ci sono alcuni giocatori. Poi
Poi troviamo la 125 che è lo stemma. E poi abbiamo la 126, sempre quanto riguarda l'Ajax. Poi andiamo all'Atletico di Madrid, dove abbiamo la 142. Poi abbiamo le maglie del Barcellona col 149. Questa è la prima figurina che mettiamo del Barcellona su questo album. Poi abbiamo la 271, abbiamo saltato parecchie pagine. E andare all'AEK Atene. 271, eccola qui, ci manca anche questa. Abbiamo la 316. Che sono Locatelli, Kostic per quanto riguarda la Juventus. E che abbiamo trovato anche doppi, quindi ce l'abbiamo. E poi troviamo la 319, sono Weah con Pogba. E poi andiamo al Milan, quindi saltiamo la Lazio, andiamo al Milan con la 349 che è lo stemma. E poi la 352, anche questa ci manca. Poi andiamo alla squadra che non avevamo capito che squadra era. Era il Puka col 362. Con il Pacuca, scusate, no Puka, Pacuca o Pachuca. Adesso non so come si pronuncia comunque. Questa squadra qua che dovrebbe essere messicana. Sì, messicana. Confermo, messicana. Scritto là. Lo confermo per forza. C'è scritto. Poi 380 del Porto. E poi c'è il Benfica con la 395 che va qui. E poi abbiamo la 405 che va qui, che sono gli eventi del 2023. Poi abbiamo la 408, eccolo qua. E poi abbiamo la 420 che va nell'altra pagina, che è quella di Qatar 2022, in cui c'è Messi che è presente anche quest'anno sull'album tramite questa figurina. Non so se poi ce n'è qualcuna in più, comunque per adesso la figurina di Messi l'abbiamo trovata.
Ok ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!